ha fatto la storia delle patatine. Sì, le patatine, quelle che compriamo al supermercato, in quei posti lì. Parlo di Frederick J. Bauer. Lo so, un nome che non dice praticamente nulla, ma una sua invenzione 50 anni fa ha permesso ad un prodotto di diventare un mito assoluto. E Frederick, lo chiamo per nome perché adoro il prodotto da lui inventato, è sepolto qui, Arlington Memorial, che è il cimitero della città che visiterò oggi. Sì, ma che prodotto ha inventato? Sì, ok. Frederick 50 anni fa lavorava per la Procter & Gamble, P&G, ed ha inventato il tubo delle Pringles. Sostanzialmente ha inventato un contenitore diverso per le patatine. Immaginatevi se le Pringles fossero state messe in un sacchetto. Probabilmente si sarebbero confuse con le decine e decine di sacchette di patatine che troviamo oggi nei supermercati. Ma la storia curiosa di Frederick non finisce qui. Nel 2008 è morto, è stato cremato e nella strada tra casa e il cimitero, alle mie spalle, il figlio ad un certo punto si è fermato in un supermercato, ha comprato un tubetto di Pringles e ha inserito una parte dei resti all'interno del tubetto per seppellirlo nel cimitero. Ciao, sono Chris, benvenuti a Cincinnati, stato dell'Ohio, una città che ha tantissimi soprannomi, quello ufficiale è The Queen City. Ci sono quasi 300.000 abitanti, è la città natale di Steven Spielberg, famoso regista, e di Charles Manson, famoso serial killer americano. Ed inoltre è famosa perché nell'università di Cincinnati, dopo essere stato una star della NASA, Neil Armstrong, l'astronauta, è venuto ad insegnare proprio in questa città. Ok, ho deciso, devo fare l'abbonamento per questa squadra perché voglio assolutamente usare questo scivolo. Siate intelligenti, siate educati, votate e continuate a lottare. Devo dire la verità, la visita a Cincinnati non era in programma, anzi, era in programma più avanti, precisamente a ottobre, perché a Cincinnati c'è l'Oktoberfest più grande degli Stati Uniti. Si chiama Cincinnati Oktoberfest.
Non sto scherzando, si chiama veramente così. Ho anticipato la visita a Cincinnati perché ho dovuto rivedere un po' i miei piani. Come avevo accennato brevemente nell'ultimo video che ho caricato, che vi linko qui sopra, la settimana scorsa sono stato un po' sfigato. Avevo fatto un piano lungo un mese tra viaggi lavorativi e viaggi di divertimento, ma ero in Florida ed è successo questo. In sostanza mi hanno cancellato un volo, che può succedere, ma dove sta il problema? Che me l'hanno cancellato la sera prima di partire, e va bene, ci sta anche questo, ma prima di ricevere quel messaggio avevo ricevuto una telefonata circa una ventina di minuti prima. Ero sotto la doccia e quindi ho perso la possibilità di riprogrammare immediatamente il mio viaggio. Quindi quando ho visto il messaggio e quando mi sono messo al telefono con i vari call center, purtroppo era già passato un po' di tempo e tutte le persone avevano programmato i primi voli. Quindi American Airlines mi ha riprogrammato dopo 3 giorni. In sostanza ho dovuto cancellare gran parte del piano e riprogrammare tutto. Lo so, vi state chiedendo perché non hai preso un altro volo il giorno dopo? Perché purtroppo molti aeroporti principali degli Stati Uniti in questo periodo di vacanza sono stati presi d'assalto. E le compagnie aeree stanno cercando di riorganizzare tutto, aerei, squadre a bordo, piloti e tutta l'organizzazione che ci sta dietro. Quindi ho dovuto anticipare la mia visita a Cincinnati. Mi fa un po' strano passare dalla parte vecchia, antica della città, come si vede alle mie spalle, e basta attraversare la strada e si passa in tutta la parte nuova, in costruzione, in ristrutturazione. A Cincinnati, tra le altre cose, è stata costruita una metropolitana tanti anni fa. Non è mai stata utilizzata e non è mai stata inaugurata. Alla città di Cincinnati si deve l'invenzione nel 1903 del vetro sulla porta del forno da cucina. Quando devo visitare una città mi piace tantissimo fare le ricerche, quindi ricercare quello che è più interessante da vedere, più famoso, più comune, quello che è suggerito, quello che è meno comune, più particolare, e poi mi piace fare delle ricerche di quali sono i vari collegamenti, soprattutto con l'Italia. Ad un certo punto nelle varie ricerche mi è uscita una combinazione che diceva Cincinnati, Mussolini, Roma. E sì, parliamo di una copia della Lupa Capitolina. Questa è per la serie Case strane in America, Mushroom House. Adesso è un museo, non ho ben capito di che cosa, chiuso ancora,
Però la casa è effettivamente molto strana. Spero il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commento, con un mi piace. Ci vediamo presto da un'altra città. Take care, ciao ciao!